bentornati nella mia cucina. Iniziamo con le ricette natalizie e un classico sono i gingerbread man, ovvero i biscottini di pan di zenzero a forma di omino. Sono un classico soprattutto perché ci si può divertire a realizzarli con i bambini, con i nostri bambini, i nipotini, non c'è niente di meglio, anche perché grazie a una glassa che realizzeremo possiamo poi fare dei disegnini su di loro, decorarli, quindi credo che sia una delle cose più belle del Natale e di questo periodo che ci accompagna. Ci sono dei biscotti di origine nordica che sono formati da tante spezie, hanno tante spezie al loro interno, non c'è solo lo zenzero. Infatti, come vedete, ho diverse cose oggi davanti a me. Io farò una doppia dose, però comunque vi dico già quello che serve, ovvero 350 g di farina zero, 160 g di zucchero semolato, 110 g di burro, 100 ml di miele, poi serve mezzo cucchiaino di bicarbonato, quello per dolce, serve per far lievitare, 2 cucchiaini di cannella, 2 cucchiaini di zenzero, mezzo cucchiaino di noce moscata e poi un pizzico di sale. Questi sono gli ingredienti che ci servono. La preparazione è anche abbastanza semplice perché dobbiamo prima far sabbiare nella planetaria o comunque con l'aiuto di due fuste tutti gli ingredienti in polvere insieme al burro e poi aggiungeremo il miele e l'uovo. E ne vanno fatti un po' riposare in frigo, li lavoreremo, realizzeremo le formine e alla fine la glassa. Per la glassa servono 150 g di zucchero a velo e un albume. Poi vediamo insieme dopo come realizzarla. Iniziamo versando le polveri all'interno della planetaria, oppure vi ricordo in una ciotola utilizzando le fruste. Feliz Navidad. Il zucchero, ci sono dei grumi, è sempre meglio andare a filtrare la nostra polvere perché altrimenti poi ce li ritroviamo all'interno dell'impasto. Facciamo un attimo mescolare le polveri e aggiungiamo il burro a tocchettini. Adesso deve venire tipo una sabbia e adesso aggiungiamo le due uova. Ecco qua, ho diviso in due panetti, sono pronti adesso a riposare mezz'ora in frigorifero. Con un po' di farina di supporto la stendiamo. Ovviamente è immancabile la formina a forma di gingerbread man, però ecco, possiamo fare anche con le formine che abbiamo e quindi facciamo semplicemente dei gingerbread. Man sono pronti, sono circondata da loro. Vi ho fatto vedere che ho decorato con la glassa per realizzare i bottoncini, gli occhi, il sorriso, alcune decorazioni. La glassa per realizzarla basta montare l'albume e via via che si monta iniziare ad aggiungere lo zucchero a velo e poi dovremo raggiungere una consistenza abbastanza soda, metterla all'interno di una sacca da pasticcere con un buco veramente minuscolo, molto piccolo, perché le decorazioni sono davvero delicate, minute, quindi stai
la ricetta, un'ottima idea regalo di Natale. Poi basterà prendere una scatolina, dei sacchettini, decorarli a piacere, mettere all'interno i pan di zenzero per regalarli. Altrimenti, se li vogliamo appendere all'albero, quando siamo nella fase di coppatura, ovvero quando realizziamo il l'omino di pan di zenzero, dobbiamo fare un buco qua in cima, un foro, che poi ci servirà una volta cotti per inserire il nastro e appenderli all'albero. Questa può essere un'altra idea per utilizzarli come decorazione. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta. Feliz Navidad. Feliz Navidad.